Ciao a tutti, come state? Oggi tutorial in collaborazione con il sito DoiTu. È da tanto che manco dal canale, quindi rientro con un tutorial. Vi ricordo che sul sito di DoiTu è attivo il mio codice sconto Giulia35 per avere appunto il 35% di sconto sul sito, anche sui prodotti già scontati. Vi mostro cosa andremo a creare oggi ed eccolo qua, andremo a creare il bracciale Butterfly, è davvero molto carino. Da un semplicissimo modulino che è questo qui, ho appunto creato questo bracciale che è carinissimo perché, come vedete, le Amos sono tutte quante lì in su e mi ricordano appunto le ali di una farfalla ed ecco perché l'ho chiamato Butterfly. È davvero adorabile. Adesso vi mostro il materiale per poter appunto realizzare il bracciale Butterfly. Per il bracciale butterfly ci occorre esattamente, io ho utilizzato le Arcos Parpuca ed eccola qua in questa bellissima colorazione, sono appunto le Opaque Light Green Ceramic Look e le trovate appunto sul sito di doitu.com. Poi ho utilizzato anche le Minos, sempre nella medesima colorazione. Poi le Minos le ho utilizzate anche in quest'altra colorazione, davvero molto bella, e sono appunto le Opaque Mix Rose Gold Ceramic Look, questo qui è il codice sul sito di DoiTu. E poi ho utilizzato un'altra perlina parpuca e sono appunto le Amos. Le Amos nella colorazione appunto Opaque Light Green Ceramic Look. Poi ovviamente in descrizione vi scrivo tutte le quantità. Poi ho utilizzato le Rocaille 110 della Miyuki nella colorazione Matte Opaque Cream e poi le 150 esattamente sempre della Miyuki e sono appunto le Duracoat Galvanized Yellow Gold. Poi ho utilizzato Bicono Swarovski da 4 e da 3 mm, entrambe nella stessa colorazione, sono appunto le crisolite. Ed eccole qua. Come filo ho utilizzato sia il filo Miyuki e sia il filo di nylon da 0,16 mm. Vi lascio al tutorial. Primo passaggio, inserite esattamente un Arcos, un Bicono da 4 mm e un'altra Arcos in questa posizione, entrambe con le due curve rivolte verso l'interno. Le portate alla fine del filo. Adesso inserite sul vostro ago una 150, una Minos e una 150 e rientrate esattamente nell'ultimo foro dell'Arcos, cioè questo qui. E tirate il filo. Aggiustate le perline in questo modo. Inserite un altro bicono da 4 mm sul vostro ago e rientrate sempre nell'ultimo foro dell'altra Arcos. Adesso nuovamente una 150, una Minos e una 150 e rientrate sempre nel foro questo qui esterno, nel bicono e nell'altra Arcos. In questo modo. Adesso rientro nel foro centrale dell'Arcos. Inserite una 110 e rientrate nell'altro foro della seconda Arcos. Inserite ok. E rientro ovviamente anche nell'Arcos, nel bicono e nell'altra Arcos. Adesso inserite esattamente questa sequenza. Inserite una 15, una 11, 3 Amos inserendo appunto l'ago nel foro questo qui in alto, una 11 e una 15. Portate il tutto alla fine del filo. Io fuoriesco appunto da questo foro qui dell'Arcos e rientro nell'ultimo foro dell'Arcos ed anche del bicono.
e ovviamente rientro anche nel foro di quest'arcos qui per ripetere nuovamente il medesimo passaggio. Quindi vado ad inserire la sequenza e rientro ovviamente nell'altro foro. Ed ecco qui la sequenza e rientro ovviamente nell'arcos, nel bicono e nell'altra arcos. Ok. In questo modo. Adesso ripasso nuovamente nella 15, nella 11, nelle 3 Amos. Di nuovo nella 11 e nella 15 e ovviamente anche nel foro dell'arcos. E stringete per bene il filo. Ok, fuoriesco appunto da quest'arcos qui, inserite 6 rocaille 15-0 ed eccole qua e rientrate. Io fuoriesco da questa arcos e rientrate nel secondo foro dell'amos, ritornando indietro nella lavorazione. In questo modo. Ovviamente altre 6 rocaille 15-0 e a questo punto rientriamo con l'ago in questa direzione nell'arcos, sempre nell'ultimo foro, in questo modo. Solo nell'arcos. Adesso ripasso anche nella 15 nella minus e nella 15-0. Riscendo nell'arcos e nel bicono. Ripasso nell'arcos nella 15-0 nella minus e nella 15-0 e risbuco nuovamente dall'arcos in questa direzione per andare ad inserire nuovamente le rocaille 15-0 che vanno appunto a completare questo lato. Quindi 6 rocaille 15-0 e rientro sempre nel secondo foro delle Amos. Altre 6 rocaille 15-0 e rientro nell'arcos in questa direzione, andando dall'alto verso il basso. E tiro bene il filo. Adesso ripasso nella 15, nella minus e nella 15. Ripasso nell'arcos, nel bicono. Adesso non vado ad inserire nessuna perlina, vado a fare soltanto un ultimo giro per andare a compattare. Quindi dal bicono rivado direttamente nelle 6 rocaille 15-0. Quindi ripasso in queste 6, ripasso nuovamente nelle Amos, sempre nel secondo foro. Adesso ripasso ovviamente nelle 15, nel bicono, in queste altre 15 e di nuovo nelle Amos, sempre nel foro, queste qui in alto, e di nuovo nelle 15 e nel bicono. Il primo modulino è terminato, quindi basta soltanto ripassare nelle perline. Ed ecco qui il modulino completato, risulta appunto in questo modo. Adesso ovviamente vado a realizzare altri moduli. E poi andiamo a collegarli per realizzare il bracciale.
Rieccomi, ho realizzato esattamente quattro moduli identici a questo qui e adesso vi mostro come collegarli e poter creare appunto il bracciale butterfly. Qui come vedete già ho collegato tre moduli e questo è il risultato del bracciale. L'ho chiamato appunto butterfly perché come vedete le amos si posizionano in questo modo e lo trovo davvero molto carino questo effetto. E adesso vi mostro come andare a collegare anche l'ultimo modulo, così andiamo a completare il bracciale butterfly. Allora, io fuoriesco esattamente da questa amos qui centrale del modulo, ecco qui il mio filo. Adesso vado ad inserire sul mio ago una 15-0. Io l'ho scelta ovviamente sempre nella colorazione oro, poi una Minos che in questo caso la sto utilizzando in questo bellissimo colore che è l'Opac Light Green Ceramic Look, un'altra 15-0 e poi vado ad inserire un Arcos nel primo foro e ovviamente vado ad inserirla in questa, vedete, in questa posizione, poi vado ad inserire un bicono da 4 mm. Di nuovo un Arcos e poi nuovamente una 15, una Minos e una 15. E ovviamente porto il tutto alla fine del filo e rientro in questa Amos, sempre in quella centrale. Quindi rientro solo in questa perlina. E tiro bene il filo, ovviamente posiziono, ecco qui le perline in questo modo. Adesso da quest'altro lato vado ad inserire solo una 15, una minus e una 15 ed eccole qua. E ovviamente rientro nel foro questo dell'arcos in basso in questo modo. Tiro bene il filo, vado ad inserire anche un altro bicono da 4 mm, quindi il bicono. Ok, aspettate, alzo la lavorazione, se no, ok, ho inserito appunto il bicono, poi mi rinfilo ovviamente di nuovo nell'arcos, tiro bene il filo, di nuovo una 15, una minus e un'altra 15. Ed eccole qua. E rientro nella perlina Amos, questa qui, centrale di partenza di questo modulo. Tiro bene il filo. A questo punto ripasso nella 15 e nella Minos, solo in queste due. Inserite una 15, un bicono da 3 mm e di nuovo una 15. Questa qui è la sequenza. E rientro nella minus accanto e nella 15-0 in queste due. E tiro il filo. Tirate per bene il filo in questi passaggi perché è fondamentale. E rientro nuovamente nell'amos, questa qui centrale. E tiro. Questo passaggio ovviamente vado a farlo anche dall'altra parte, quindi ripasso nella 15, nella minus, nella 15 e nell'arcos. Ripasso anche nel bicono da 4, nell'arcos. Ripasso nella 15, nella minus e nella 15. Ripasso nell'amos centrale e poi ripasso nella 15 e nella minus. Adesso vado ad inserire una 15, il bicono da 3 e una 15 e rientro ovviamente nella minus dall'altro lato e anche nella 15 e tiro bene il filo. Ripasso nuovamente nell'amos. Ok, adesso riscendo nella 15 e nella minus e
inserite 5 rocail 15-0, ed eccole qua, e rientro direttamente nel bicono da 4 e tiro bene il filo. Altre 5 rocail 15-0 e rientro nella minus e tiro bene il filo. Ok, in questo modo. Adesso ripasso nella 15, di nuovo nell'amos centrale. Poi ovviamente questo passaggio vado a farlo anche dall'altro lato, quindi ripasso nella 15 e nella minus, vado ad inserire le 5 rocaille 15-0 ed eccole qua, e rientro direttamente nel bicono da 4, altre 5 rocaille e rientro nella minus. Adesso ripasso nella 15. Ripasso anche nell'amos. Ok, adesso ripassiamo nella 15, nella minus, nella 15, nell'arcos il bicono, di nuovo nell'arcos, riscendono nel foro centrale dell'arcos, inserite una rocaille 11-0 sul vostro ago e rientrate nell'altro foro dell'arcos che viene subito dopo e nuovamente nell'arcos nel foro accanto, di nuovo nel bicono, ripasso nelle 5 rocaille 15-0 nella minus, nella 15-0. E adesso ripasso nell'amos questa qui laterale. A questo punto ripasso in tutte queste perline qui del bordo e fuoriesco esattamente da quest'amos, questa qui centrale. Ed eccomi qua, fuoriesco esattamente da questa amos qui centrale. A questo punto possiamo creare un'asolina con le rocaille 15-0, inserire 12 rocaille e rinfilarci nell'altro foro di sempre dell'amos, questa qui centrale, oppure possiamo utilizzare, come nel mio caso, un pezzettino di canottiglia. In questo modo vado ad inserire un pezzettino di canottiglia e poi rientro ovviamente nel foro dell'amos, sempre questa centrale in direzione opposta. E poi semplicemente possiamo ripassare nuovamente nella canottiglia e nell'amos per andare a stringere e poi aggiungere la chiusura. Da un lato aggiungiamo appunto un anellino, dall'altro lato aggiungiamo appunto un moschettone, oppure possiamo utilizzare anche una chiusura di quelle calamitate, perché no, o anche di quelle particolari con gli strassini. Il bracciale butterfly con cui, in questo modo, aspettate che tolgo, ecco qui, utilizzando appunto 4 moduli e appunto collegandoli, misura esattamente, ve lo dico con precisione, 17 centimetri e 3, e vi dirò, è perfetto per il mio polso, perché non mi piacciono i bracciali che vanno tanto larghi. Se voi invece avete necessità di allungare appunto la lavorazione perché avete un polso più grande, potete tranquillamente utilizzare queste due asoline create appunto con la canottiglia, ma anche con le 15-0, ripeto, potete aggiungere qui nei laterali un'estensione di catena, oppure aggiungere anche delle perline con dei chiodini tutte collegate, oppure andare a ricreare delle piccole lavorazioni, ma aggiungendo qualche amos, qualche arcos, qualche bicono, per poter allungare un altro po' la lavorazione. Ve lo mostro anche nel laterale, come dicevo prima, le amos vanno all'insù e l'effetto mi piace davvero tanto, e ve lo mostro anche indossato sul mio polso. Vedete? Una volta aggiunta la chiusura è perfetto per il mio polso.
Basterà soltanto aggiungere un anellino e appunto un moschettone dall'altra parte. Io adesso termino, aggiungo appunto la chiusura e ve lo mostro terminato. Ed ecco qui questo è il bracciale butterfly terminato. Alla fine ho aggiunto una chiusura appunto a calamita in acciaio e questo è appunto il risultato. Davvero molto molto carino. Da un semplice modulino abbiamo realizzato un carinissimo bracciale. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi tutorial. Ciao, ciao a tutti!